La stagione estiva è partita in ritardo a causa del Covid-19. Nonostante le spiagge siano accessibili da fine maggio, la ripartenza è ancora a rilento a causa di timori e norme rigide da rispettare. Oltre a questo, le multe elevate anche lo scorso fine settimana stanno mettendo in difficoltà bagnanti e operatori balneari, in particolare nella zona sud della città di Fano. Infatti, ogni anno si ripropone il problema della mancanza di parcheggi. Per il Lido, la presidente di Confcommercio Barbara Marcolini aveva chiesto nei giorni scorsi di riaprire il parcheggio dell'ex Hotel Vittoria, ad oggi ancora chiuso. Con una stagione piena di dubbi per una ripresa economica che non si sa se ci sarà e a rischio per il settore del turismo tra i più colpiti dalla crisi, per la Confcommercio non si possono dilatare i tempi per trovare un accordo con la proprietà che doveva essere già stato sancito. La mancanza di posti auto, d'altra parte, spinge residenti e turisti a parcheggiare in divieto di sosta, come in via Ammiraglio Cappellini, sul lungomare di Ponte Sasso. Per ovviare al problema, il presidente di Oasi Confartigianato propone al comune una soluzione. È un problema che si ripete tutte le estati. Quest'anno forse lo sentiamo ancora di più, proprio perché veniamo da questa situazione che è già drammatica in sé per sé. E quindi ogni volta che vengono colpiti i turisti, tutte queste persone che si stanno anche un po' in maniera timorosa muovendo, se li andiamo a penalizzare o a colpire in questa maniera qui, andiamo un po' a bloccare, magari a rischiare di bloccare i flussi che oggi invece ci servono, e dobbiamo dare tranquillità anche alle persone sotto questo punto di vista. È logico che non possiamo fare una colpa ai vigili, perché comunque sia loro fanno il loro lavoro e molto spesso vengono chiamati per andare a vedere queste situazioni, che a volte vengono anche esasperate, no? Quando vengono comunicate. Quello che noi chiediamo oggi è di trovare una soluzione con l'amministrazione in questo tratto di litorale, nella zona sud, dove c'è una pista pedonale che io dico che è una pseudo pista pedonale, perché così come oggi non è neanche fruibile camminando a piedi, proprio perché è molto rischioso passarci in quella situazione in cui è. Quindi dobbiamo trovare una soluzione: o la mettiamo in sicurezza in modo che diventa una pista pedonale e quindi diventi un servizio, oppure dobbiamo trovare un modo per poter togliere il divieto di sosta che oggi c'è, e quindi che sta facendo prendere le multe, i verbali alla gente, e quindi ci facciamo parcheggiare le macchine. Insomma, troviamo una soluzione in questo senso.